La Terra è un mondo di transizione. Cerchio e seno, attraverso NT, Alexander. Molte entità elevate stanno pensando di incarnarsi su questa Terra. E quello che voi notate come peggioramento è soltanto relativo. La Terra è un mondo di transizione per le entità che si incarnano. Molte entità vengono da mondi inferiori, dove la materia ottunde molto di più che sulla Terra, e loro erano i primi della classe nel loro mondo. Vi fece un esempio una vostra guida e vi disse molto semplicemente questo. Nelle vostre scuole di istruzione voi procedete per un cammino ben preciso, vero? Se per esempio arrivate al quinto anno delle elementari e siete i primi della classe, pensate di essere in grado di fare il balzo evolutivo su una dimensione superiore. Ma quando ciò avviene, non sempre riuscite a mantenere l'equilibrio giusto e da primi della classe potreste risultare gli ultimi nella scala evolutiva. E quindi portate più guai che altro, non voi, parlo in generale. E allora a voi sembra di vedere una recrudescenza della fase negativa dell'umano, ma tutto è progresso, tutto procede. Ci può essere una stasi, anche nel concetto delle reincarnazioni gli esseri umani sanno combinare guai. Per esempio, il principio reincarnativo che molti popoli accettano, ossia la metempsicosi, è sbagliato. C'è un processo, ma voi dovete chiamarlo palingenetico. È la palingenesi che porta avanti l'evoluzione. Mi seguite bene? Siete d'accordo con me? Com'è possibile che un'entità che riveste una matrice in forma umana nel mondo dei mammiferi possa reincarnarsi in qualcosa di inferiore? Sarebbe un regresso. E nell'evoluzione non esiste regresso. Ci può essere stasi, questo sì. Ci possono volere molte, molte incarnazioni per poter raggiungere i livelli superiori. Ma c'è l'eternità per questo, vero? Bene.